Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati qui su Alone in the Dark, nella parte dell'avventura che riguarda Lynn. L'altra volta ci eravamo lasciati qui nel planetario e se andiamo da questa parte possiamo recuperare un fucile al plasma e un amuleto di salvataggio, ok. Vi invito già da adesso ragazzi ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina se ancora ovviamente non siete iscritti. Vedo che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti, quindi ci tengo particolarmente. E qui possiamo recuperare questo anello metallico. Qui ci sono dei medikit. Ok, e proseguiamo. In pratica, quello che dobbiamo fare adesso è aprire questa porticina di legno qua sotto. E adesso vi faccio vedere come dobbiamo fare. Ragazzo, sono felice di sentire la tua voce. Dove sei? Ho raggiunto il cerchio di pietre. So che è un luogo di culto degli Abkhanis e so anche quali passi seguire. Tu sai tutto ciò che mi è capitato da quando ho rischiato di morire atterrando sull'isola. Beh, ho l'impressione che tutte le mie idee sul mondo e sulla vita, le mie convinzioni, le mie certezze, siano andate in fumo. Sei riuscita a vedere Obed Morton? Sì. Penso che abbia completamente perso la ragione. Credo che non riuscirai mai a dare risposta alle tue domande. Ah, l'ho fatto. Non può essere mio padre. Ma forse l'ho sempre saputo. Ma cosa ti aveva fatto pensare che potesse esserlo? Johnson mi ha mostrato una fotografia di Obed Morton e di mia madre. Le date coincidono. Vorrei proprio scoprire con quali intenzioni ci ha mandato qui. Se voleva sbarazzarsi di noi, non avrebbe potuto fare un lavoro migliore. Conosco modi migliori per farlo. Comunque, se riusciamo a sopravvivere, dovrà darci delle spiegazioni. Ma nel frattempo devo celebrare questo rituale rivolto in una determinata direzione. Sembra che le stelle abbiano delle iscrizioni. E secondo le carte che sono riuscito a esaminare, sul forte dovrebbe esserci una sorta di planetario, qualcosa che ha a che fare con il cerchio di pietre. Penso che sia il luogo in cui mi trovo io ora. Bene, perfetto. Contattami non appena hai trovato qualcosa, ok? Ok, chiudo. E quindi, visto che ci troviamo nel planetario, andiamo avanti. È un po' fastidioso che si spenga sempre la torcia quando parlano alla radio. Qui recuperiamo questo foglietto e contattiamo Carby. Carby, sono io. Penso di aver trovato qualcosa per te. Una serie di simboli Abkhanis che corrispondono a diverse direzioni. Mi trovo di fronte a un quadro di controllo che dovrebbe essere quello che comanda il planetario. Ma posso solo premere dei numeri. Ogni stella del cerchio indica un preciso punto cardinale. Forse le tue direzioni hanno qualcosa a che fare con il loro posizionamento. E qual è la prima? Penso che sia quella a nord. Aspetta, c'è un'iscrizione in cima alla stella a nord. Un segno. Ok, un segno. E su quella a sud-est? Non così veloce. Ok, ci sono. Questa stele non ha iscrizioni. Penso di cominciare a capire. Vai dalla stele a ovest. Stele a ovest, tre segni. E quella a sud-ovest? Ok, un segno. Non è ancora finita, ancora uno sforzo. La stele a est. Stele a est, due segni. E ora? Se ti chiedo della stele a nord-ovest? Rispondo, nulla. Stele a sud-est. Sei sicura? E voglio dire, te l'ho già detta. Abbi fiducia. Ok, ok. Niente, naturalmente. E per finire, la stele a sud-ovest. Stele a sud-ovest, un segno. Perfetto. Devo rifletterci sopra. Ti richiamo io. Forza, non ho fatto tutto ciò solo per... Allora, grande stregone, cosa mi dici del rituale? Ok, lo so, lo so. Mi fido di te. Ok, quindi se avete interpretato per bene, diciamo, i numeri che ci ha dato Carby, avrete capito che dobbiamo inserire una data qui nel planetario, precisamente la data di oggi. La data di oggi nel gioco, ovviamente, non quella attuale. Quindi 31 ottobre 2001.
Alain? Sei riuscita a scoprire qualcosa? Sto gelando qui fuori. Sì, penso di sì. Aspetta, le tue indicazioni corrispondono a una data. Quella di oggi. Cosa? Penso di cominciare a capire. La data del rituale, l'apertura del cancello, le statuette. Fammi inserire la data di oggi nel pannello di controllo del planetario. È incredibile. I pianeti si stanno allineando. Verso est. Ti comporti come se non avessi fatto altro per tutta la vita. Eseguirò il rituale e ti richiamerò. Canby, presta attenzione. Ora è un lusso che non possiamo permetterci. Chiudo. Ok, se mi fa giocare vado, ok, a prendere il contenuto lì della, di quello scrigno, insomma, non so come chiamarlo in realtà. Comunque, quello che c'era in quella porticina di legno, che, ok, potevo fare un giro più corto, vabbè. Allora, ho raccolto una grande chiave di bronzo, un sigillo, una piccola chiave arrugginita, una statuetta Bucanis raffigurante un serpente. Ok. Se non ricordo male, proprio quella chiave di bronzo dovrebbe aprire questa porta qua. Vediamo un attimo. Eh sì, esatto. Qui ci sono delle granate. Ottimo. E ora troveremo una statua con la quale poi dovremo interagire tra poco. Ci sarà un'altra chiamata. Allora, grande stregone, cosa mi dici del rituale? Riderai meno quando ti avrò detto che ho recuperato una statuetta e una specie di disco di pietra. Un disco largo circa 25 centimetri. Esatto. Ne ho bisogno. Dobbiamo assolutamente incontrarci subito. Ok, mi dirigerò verso il forte. Tu vieni verso di me. D'accordo. E quindi ora, stando attenti a questi mostriciattoli, dobbiamo tornare indietro. Andare a incontrare Carby. Mazzettino di mostri. Cavolo, potevo evitarlo. E che cavolo. Se andiamo di qua, in teoria. E dai, basta. Dovremmo riuscire a sbrigarcela prima. Eh sì. Ottimo. Perfetto. Quello sta girando su se stesso, che cavolo. Vabbè. Comunque dobbiamo praticamente uscire dal forte e ritornare nel bosco dove incontreremo Carby. Non è difficile, diciamo, orientarsi nel bosco, però se aveste bisogno di orientarvi meglio, ricordatevi che avete sempre a disposizione la mappa. Cavolo, via 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 via. Cavolo, questo non me lo ricordavo. Ma mi insegue, no? Spero di no. Ok, quindi dicevo, qua non è, diciamo, quasi impossibile perdersi, perché comunque le strade, c'è solo un piccolo bivio, ma gira attorno a se stesso. E però se aveste bisogno, come sempre, avete a disposizione la mappa. Dovremmo esserci, sì, esatto. Ti avverto, non esiterò a sparare. Alain. Carby. Mi hai spaventato a morte. Mi spiace. Sento un certo rimpianto. Smettila di scherzare. Ho l'impressione che tutto ciò non ci stia portando da nessuna parte. Non ho trovato nulla se non informazioni frammentarie, pezzi di un puzzle che non coincidono. Come questo sigillo. Un sigillo? Fammi vedere. Non così in fretta. Hai il disco di pietra? Apprezzo la tua fiducia. Mi spiace, ma ho imparato a diffidare di tutto. Che ti piaccia o no, ora siamo soci. E non abbiamo tempo da perdere. Ok, allora, se parlare con me è una tale perdita di tempo. Non volevo dire questo. Ma è quello che hai detto. Eccoti il sigillo. Dammi il disco di pietra, ne ho bisogno. Ok, ma voglio dirti che ammiro moltissimo il tuo coraggio. Solo il mio coraggio? Del resto ne parleremo un'altra volta. Coraggio adesso e buona fortuna. Anche a te, Carby. Ovviamente è sempre un vecchio lupo, Carby.
qui se provo ad aprire la porta, che cosa dice? Questo cancello è chiuso, ok. La porta, il cancello, scusate. Quindi adesso dobbiamo tornare indietro a posizionare quel disco di pietra. Che sta succedendo? Non mi dire che devo affrontare di nuovo il mostro. Ah, no, ok. Ok. Allora, qui, no, basta. Devo andare ad inserire la stele di pietra che ci ha dato Garmi. E appariranno questi due oggetti: una pietra luminescente e una statuetta Bcanis. Ok. Garmi, un'altra chiamata. Ho tre statuette. Addio. E spero che Edelshaw abbia la settima. Dobbiamo incontrarlo al cancello. Penso che siamo sul punto in cui tutto si rivelerà. Ma come posso arrivarci? Secondo il diario di Alan, c'è un passaggio che parte dal forte. Garmi, sei così utile che talvolta ho la sensazione che non potrei farcela senza di te. Aleen, smettiamola di perdere tempo. Ottimo. Adesso possiamo rientrare. Madonna, quanto li odio. Non li sopporto. Sono i mostri più fastidiosi di questo gioco. Quindi, arrivati qui, non dovremo far altro che mettere insieme il perforatore. Qui c'è il progetto, se gli potete dare un'occhiata. Ovviamente non me lo ricorderò tra poco. Quindi andrò un po' a tentativi, mi perdonerete. Allora, quello che mi ricordo è che questo qui, il supporto per il treppiede, è composto ovviamente da due pezzi. E noi lo andiamo a dividere. Quindi ci darà l'altra metà dell'anello. Lo combiniamo con la pietra energetica. Dopodiché dobbiamo andare a combinare... No, questo non è ancora... No, aspetta. Allora, l'impugnatura l'andiamo a combinare con l'acceleratore arancione. Dopodiché l'acceleratore arancione con il supporto, no, con il supporto magari con il cannone, no, il supporto magari con la canna del perforatore, ok. E andiamo a fare la canna. L'ho già selezionato la canna del perforatore, sì, no, cannone magari con il pulsar, esatto. E questo con il supporto, ottimo. Per ultima cosa lo andiamo ad unire all'anello metallico con la pietra energetica. Ed ecco che avremo messo insieme il perforatore. Va bene, direi che per questo video va bene così. Io vi ringrazio per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi video di questo Ottobre Horror. Ci vediamo nel prossimo video.